Old East to the World, è un documentario girato a Ventimiglia, la frontiera fra Italia e Francia, fra il 15 e il 16 giugno 2015, quando si sono ritrovati bloccati, impossibilitati a passare, centinaia di migranti, in transito, per lo più africani provenienti sostanzialmente da Somalia, Sudan, Eritrea e Etiopia. E che hanno poi occupato gli scogli in segno di protesta contro la decisione francese di chiudere la frontiera e sono diventati in poco tempo il caso simbolo dell'emergenza profughi europea. Il film non è la cronaca di quei giorni, ma è una sorta di rappresentazione. Mi verrebbe da dire quasi teatrale di quelle che sono, di che cos'è una frontiera oggi, di quelle che sono le forze attive in campo, che agiscono appunto in questo luogo. Il documentario è girato nell'arco di 24 ore, fra il 15 e il 16 giugno, con un monte ore di girato molto basso. Poco più di 3 ore. Secondo me, però, in quello spazio di tempo, il mio obiettivo appunto non era quello di raccontare tutta quella che è stata l'esperienza poi di Ventimiglia, che è durata con il presidio per molti mesi, ma è di rappresentare una situazione, secondo me, simbolica, che è proprio la frontiera, e dare una rappresentazione visiva che, secondo me, ha quasi del teatrale, con lo schieramento delle forze in campo: da un lato la polizia, dall'altro i giornalisti, da un altro i migranti, poi ci sono i volontari. Insomma, ci sono tante forze che vanno a costituire questa forma di show, come dice anche il titolo, questa forma di rappresentazione teatrale, attuale della frontiera europea oggi. Il documentario fa vedere i giornalisti all'opera, quindi è un'occasione per vedere quelli che fanno anche il mio mestiere e che cosa succede in queste situazioni quando ci sono queste situazioni di emergenza. E secondo me bisogna fare due conclusioni. Da un lato è vero che c'è una sorta di quasi di isteria, di accanimento dei giornalisti, per cui si arriva a quelle immagini quasi paradossali con migranti stremati che dormono sulle rocce e i fotografi a 1 metro di distanza che li fotografano mentre dormono, li fotografano mentre si lavano i denti, mentre fanno la pipì, in ogni situazione, per cui diventa una cosa quasi estenuante. Dall'altra parte, però, secondo me bisogna dire che forse proprio la presenza così ossessiva di fotografi e giornalisti ha permesso ai migranti in qualche modo non dico di salvarsi, ma di evitare situazioni peggiori in cui, secondo me, fino a qualche anno fa o in altri paesi potrebbero accadere. Per cui la presenza massiccia del circo mediatico fa anche sì che le operazioni di sgombero della polizia non possano essere troppo pesanti, ecco, di fronte alle telecamere e alle macchine fotografiche. E quello che dice, quello che poi dà il titolo al film, è proprio una frase di un migrante che dice: mostra tutto questo al mondo, show this to the world. E in quello c'è proprio dichiarata questa cosa, nel senso, nel momento in cui tu la mostri, in qualche modo mi salvi, mi copri le spalle, ecco. Il mio intento appunto non era quello di fare un documentario di narrazione, ma più un documentario di osservazione, proprio per il fatto che si svolge in un lasso di tempo ridotto, però si vedono appunto tutte quelle che sono le
forze in campo. Ecco, questo secondo me quello che volevo far vedere, che secondo me è interessante, è la disposizione proprio di come agiscono le varie forze umane che sono in campo in queste situazioni, dai migranti alla polizia, ai volontari, ai giornalisti, gli attivisti, insomma, è sulla frontiera, quindi in un luogo estremamente importante, estremamente significativo oggi, vedere la disposizione di queste forze umane in campo. Questo è diventato poi l'obiettivo principale del documentario, quindi non fare una narrazione o una cronaca di quei giorni, di quei fatti, ma cercare di farlo diventare un evento quasi simbolico e rappresentativo che esce dai contorni dal contesto di Ventimiglia e possa rappresentare in qualche modo la frontiera europea oggi. Ma per me l'esempio più importante di cinema documentario è probabilmente quello di Daniele Gaglianone con Rata Necebiti, La guerra non ci sarà, sulla guerra in Bosnia, quindi non dico che mi ispiro a quello, perché non avrebbe senso, però rimane per me un grandissimo esempio di cinema documentario italiano. In futuro tornerò a occuparmi della situazione delle frontiere perché appunto, come detto, sono luoghi in questo momento estremamente significativi, estremamente fragili, dove si gioca un po' la storia di questi giorni, la storia del futuro, ecco. Quindi su chi può passare, su che cosa, perché come sappiamo dalle frontiere passano le merci spesso e non passano le persone. Ecco, diciamo che secondo me la frontiera è il luogo dove si fa più di ogni altro, dove viene messa in atto la politica oggi. Quindi sicuramente seguirò ancora, cercherò di fare ancora dei documentari, probabilmente con lo stesso intento osservativo e non narrativo sulle frontiere d'Europa. Le tre parole che possono rappresentare al meglio questo film sono frontiera, teatro, Europa.